Buongiorno a tutti, io sono Francesca. Oggi un'idea sana e gustosa, pizzette di zucchine. Vediamo come prepararle. Servono 3 zucchine tonde, possibilmente non troppo grosse. Elimino le estremità cercando di sprecarne il meno possibile, poi le affetto a uno spessore di circa mezzo centimetro. Con questa ricetta anche i vostri bambini ameranno le zucchine. Le dispongo su una teglia rivestita da carta da forno. Forse non lo sai, ma sul mio canale troverai tanti altri video che potrebbero interessarti. Se ti fa piacere, iscriviti gratuitamente, mi aiuterai a crescere, per me è molto importante. Irroro con un filo di olio extravergine d'oliva. Cospargo con un po' di sale. E via in forno ventilato a 180 gradi per 25 minuti. Nel frattempo vado a tagliare la mozzarella e la vado a mettere in un colino in modo che rilasci il proprio liquido. La prima fase di cottura è fatta. Distribuisco la passata con il concentrato di pomodoro su tutte le pizzette. Sistemo la mozzarella sulla parte centrale. Pioggia di origano. E via in forno per altri 15 minuti. Eccole qua, che dire, sono molto invitanti. Le si possono mangiare calde, tiepide, ma sono buonissime anche fredde. Provale e scrivimi nei commenti. Buon appetito, ciao, alla prossima!